Buongiorno, eccoci alla lezione 21 in cui tratteremo il concetto fisico di pressione. Per avvicinarci a questo concetto fisico dobbiamo ricordare che la materia che ci circonda, in particolare tutti gli oggetti, si possono trovare in tre stati fisici differenti. Lo stato solido, e diremo che una sostanza è allo stato solido se conserva, se mantiene una propria forma e un proprio volume, dato anche dalla regolarità con cui le molecole di questa sostanza sono legate tra di loro, grazie anche a una forte forza di coesione. Una sostanza invece è allo stato liquido se assume la forma del recipiente che lo contiene, pur mantenendo un volume proprio, e invece è allo stato gassoso o aeriforme se occupa tutto il volume disponibile del recipiente che lo contiene. Per questa parte sul concetto di pressione ci concentreremo sulla pressione sugli oggetti solidi per poi passare al concetto di pressione per i liquidi e quindi all'idrostatica nelle lezioni successive. Allora, vediamo la situazione. Se andiamo a fare una passeggiata sulla neve, conviene spesso, soprattutto se la neve è molto fresca, usare le ciaspole al posto che le classiche scarpe o scarponcini. Come mai? Qual è la motivazione? Beh, se ci è capitato di provare questa situazione, vediamo che con le ciaspole sicuramente non affondiamo più di tanto nella neve fresca, con gli scarponi ovviamente affonderemo più facilmente. A quale concetto fisico è legato? È legato al concetto fisico di pressione. Cioè il nostro peso è una forza che agisce su una superficie, che è la superficie della neve, del terreno innevato su cui camminiamo, e vedete da questa formula che la pressione che noi esercitiamo, quindi è un solido su un solido, vi ricordo, è data dalla forza fratto la superficie. Qual è questa forza? È la forza che agisce perpendicolarmente alla superficie di appoggio, quindi nel nostro caso è la forza peso, e dalla formula pressione uguale forza fratto superficie, capiamo che pressione e forza sono direttamente proporzionali, invece pressione e superficie di appoggio, cioè su cui agisce la forza, sono inversamente proporzionali. Questo ci fa capire che usando le ciaspole aumentiamo la superficie su cui distribuire il nostro peso e quindi diminuisce la pressione, perché abbiamo detto appena adesso pressione e superficie sono inversamente proporzionali. D'altro canto, il peso rimane ovviamente sempre lo stesso. Come si misura la pressione? Se guardiamo esattamente l'unità di misura è forza in newton fratto superficie in metri quadri, e questa unità di misura newton su metri quadri viene definita con il Pascal, in onore di Blaise Pascal, uno dei primi che ha parlato di pressione ma nei liquidi. Ci saranno anche altri modi con cui si misura la pressione, ma noi nel sistema internazionale la misuriamo in Pascal. Vi ribadisco, attenzione, che la definizione è valida solo per la pressione tra solidi, quindi di solido su un solido, oppure anche di un liquido su un solido, ma sui solidi. Per la pressione all'interno e sui liquidi ne parleremo nelle prossime lezioni. Ricordando ancora la definizione di pressione, vedete che ecco qual è l'utilità del chiodo o, ad esempio, di una puntina per affiggere un disegno a una parete. Noi esercitiamo una certa pressione perché la puntina riesce a penetrare nel muro o nel supporto di legno su cui deve essere appesa, perché c'è una forza che si concentra su una superficie molto piccola, ovvero la punta, cioè la parte finale della puntina, e quindi la forza su la stessa, molto grande, su una superficie molto piccola, vuol dire una pressione molto elevata. E allora, forse, magari tutti noi ci chiediamo, ma come fanno i fakiri a rimanere tranquilli, rilassati, distesi su un letto di chiodi? Qual è il loro segreto? Il loro segreto arriva proprio da questo concetto fisico di pressione. Il peso del fakiro è distribuito su tutti i chiodi e quindi la pressione esercitata è tanto minore
quanto più numerosi sono i chiodi che sono a contatto con il corpo. Pensate ad esempio a una persona che è di massa 60 kg, se si sdraia su 10.000 chiodi, cioè su un letto composto da 10.000 chiodi, distribuirà il suo peso e quindi la sua massa su ciascun chiodo, e quindi la pressione su ogni chiodo, in questo caso, in questo esempio, è pari a il suo peso e quindi la sua massa diviso il numero di chiodi, e quindi più o meno su ciascun chiodo avremo 6 grammi, che è un valore assolutamente basso che non provoca nessun tipo di dolore. Chiaramente anche il segreto è aumentare il numero di chiodi, quindi il segreto dei fakiri è distribuire tutto il peso su tanti chiodi. Facciamo un esempio per applicare il concetto fisico di pressione a un problema pratico. Abbiamo una ragazza dal peso di 500 newton che cammina su un pavimento di legno. Prima indossa tacchi a spillo e poi scarpe basse con un tacco più ampio. La domanda che ci facciamo è: con quali scarpe è più facile rovinare il pavimento? E dobbiamo scegliere noi, ipotizzare noi l'area dei tacchi in maniera opportuna, perché i tacchi a spillo sono diversi da quelli col tacco più ampio. Allora, ipotizziamo che il tacco a spillo abbia una superficie di circa 1 cm² e quello col tacco più ampio di circa 16 cm². Trasformiamo in metri quadri, applichiamo la formula, quindi la pressione è forza fratto superficie nei due casi. Vediamo che in un caso il valore ci viene 5 per 10 alla sesta Pascal, 5 milioni di Pascal, nell'altro caso 3 per 10 alla quinta Pascal, cioè 312.500 Pascal. Se facciamo un rapporto tra queste due, viene che una pressione circa 16 volte l'altra, e quindi è più probabile che la pressione, quella di tacchi a spillo, è 16 volte superiore, quindi è più probabile rigare il pavimento usando i tacchi a spillo perché si ha una pressione molto più elevata. Bene, vi ringrazio per la vostra attenzione, questo è tutto e alla prossima lezione.